ragazzi, oggi vi presento una palla. Niente di speciale, direte voi. In realtà questa palla fa parte di un progetto che si chiama One World Football, che ha l'obiettivo di portare questa palla a tutti i bimbi e i ragazzi che nel mondo non hanno una palla per cui giocare. Cos'ha di speciale questa palla? Una tecnologia particolare che, vedete, io la provo a schiacciare ma non riesco proprio a schiacciarla, perché è una palla completamente ripiena di un reticolo plastico a celle brevettato appositamente, quindi anche un piccolo gioiello tecnologico, pensata per resistere per anni o per decenni. L'idea è quella di portare 1,5 milioni di palloni in 3 anni a tutti i bambini che hanno bisogno. Come? Attraverso aziende come la Chevrolet, che sponsorizzano l'iniziativa, ma anche attraverso organizzazioni o singoli come me che l'ho comprata online. Il prezzo è di 39 euro per la palla più 10 di spedizione in Italia, ma con questi 39 più 10 noi regaliamo anche una palla a chi ne ha bisogno e possiamo scegliere anche l'associazione, sapendo quindi dove andrà la nostra palla al momento dell'acquisto. Io per esempio l'ho mandata in Africa, la mia palla gemella di questa qua che vedete in questo momento. È una palla per tutto simile a quella di una normale palla da calcio, scusate. L'unica differenza, ma è stata progettata apposta, rimbalza leggermente di meno rispetto a una tradizionale palla a cui siamo abituati, ma è stato fatto apposta per le superfici estreme dove è pensata che questa palla possa performare, quindi su cementi, su rocce, su pietre, su terreni molto duri. Ci si gioca benissimo anche sull'erba come palla da pallavolo e via dicendo. Può durare, come dicevo, anni o addirittura decenni. Anche il cantante Sting è stato il primo a appoggiare questa idea e ha sostenuto sia la ricerca che lo sviluppo poi di questa tecnologia per metterla in produzione. Qua sotto vi lascio il link per poter dare un'occhiata al sito che presenta il progetto, un progetto totalmente pulito e trasparente che a me è piaciuto molto, mentre per prossimi video, spunti, idee, magari come questa, una palla che può fare del bene, vi lascio ai prossimi video, potete iscrivervi qui sopra al canale di Giochi Bambini e Ragazzi. A presto, ciao ciao, Davide!